comincerei leggendo una cosa, però. Grazie, allora. Buongiorno a tutti. Mi sono chiesta come occorresse cominciare un discorso sulla memoria e in particolare sull'arte della memoria. Come spesso accade, ho pensato che l'appiglio alla letteratura, l'ancorarmi alla letteratura è sempre d'aiuto. Vi leggo l'incipit di un testo che ritengo importante, che ci darà forse qualche spunto per cominciare. La memoria umana è uno strumento meraviglioso, ma fallace. È questa una verità logora, nota non solo agli psicologi, ma anche a chiunque abbia posto attenzione al comportamento di chi lo circonda o al suo stesso comportamento. I ricordi che giacciono in noi non sono incisi sulla pietra, non solo tendono a cancellarsi con gli anni, ma spesso si modificano o addirittura si accrescono incorporando lineamenti estranei. Lo sanno bene i magistrati, non avviene quasi mai che due testimoni oculari dello stesso fatto lo descrivano allo stesso modo e con le stesse parole. Questa scarsa affidabilità dei nostri ricordi sarà spiegata in modo soddisfacente solo quando sapremo in quale linguaggio, in quale alfabeto essi sono scritti. Si conoscono alcuni meccanismi che falsificano la memoria in condizioni particolari: i traumi, l'interferenza di ricordi concorrenziali, repressioni, rimozioni. Tuttavia, anche in condizioni normali, è all'opera una lenta degradazione, un offuscamento dei contorni, un oblio, per così dire, fisiologico. È certo che l'esercizio, cioè la frequente rievocazione, mantiene il ricordo fresco e vivo. Ma è anche vero che un ricordo troppo spesso evocato ed espresso in forma di racconto tende a fissarsi in uno stereotipo, in una forma collaudata dall'esperienza, cristallizzata, perfezionata, adorna, che si installa al posto del ricordo greggio e cresce a sue spese. Forse molti di voi avranno riconosciuto in questo testo l'incipit dei Sommersi Salvati di Primo Levi. Io credo che dopo questa lettura il nostro discorso si potrebbe esaurire, il discorso è quasi del tutto esaurito. Possiamo andare a casa praticamente. Perché io ritengo che, e adesso magari ne discutiamo insieme, che in queste poche righe sia davvero condensato tutto quello che si può dire sulla memoria, o almeno gli aspetti più importanti, perché c'è l'importanza della memoria, il suo ruolo, anche il fascino che esercita la memoria, ma anche la fatica della memoria. C'è ovviamente il contraltare, l'oblio, il rischio della cancellazione, il rischio della manipolazione, poi c'è anche in realtà il diverso uso che si può fare della memoria, del ricordo, l'uso storiografico naturalmente, ma anche l'uso indiziario, l'uso giudiziario. C'è l'importanza del testimone, che in realtà è il cuore di questo libro. I Sommersi e Salvati credo che sia uno dei libri più importanti del Novecento, non soltanto per la memoria che evoca, ma per la riflessione che scaturisce da questo romanzo, che parte proprio dal timore, non è un romanzo, chiedo scusa, è una riflessione molto ampia, e parte dal timore della perdita della memoria, perché è comune ai testimoni, ai superstiti, è una paura comune quella di non essere creduti, oppure quella che il proprio messaggio, il proprio racconto
venga manipolato, venga alterato. E qui c'è tutta una riflessione di Primo Levi sul ruolo e sull'importanza del testimone. E poi c'è anche in questo incipit che abbiamo letto adesso il rischio, un altro rischio, oltre all'oblio c'è il rischio di abusare della memoria, l'eccesso di memoria che porta delle conseguenze nefaste di cui magari parleremo. Però io credo che questa riflessione, poi tutto il libro di Primo Levi, sia improntato, sia intriso di una preoccupazione per il futuro. E questo credo ne fa un'opera monumentale e davvero importante ancora oggi per tutti noi. Chiaramente siamo partiti da Primo Levi, quindi siamo partiti dalla memoria di un momento drammatico, chiaramente la deportazione, la persecuzione degli ebrei, rimane per noi a distanza di più di 80 anni, forse l'episodio, comunque il dramma, la tragedia maggiore, non voglio dire più importante del Novecento, ma chiaramente non è l'unica storia che occorre ricordare, non è l'unica memoria che ci appartiene. Il discorso che fa Primo Levi vale per tutte le memorie del Novecento e oggi ne parliamo. Quindi io partirei da queste parole illuminanti di Primo Levi e chiederei a Vlodek Goldkorn, con cui oggi parleremo di questi temi, gli chiederei di, prima di tutto, fare una differenza, se si può fare, tra storia e memoria, e se c'è un rischio oggi di confondere le due cose, gli chiederei questo. Vlodek Goldkorn, tra l'altro, che voi tutti conoscete come giornalista, come responsabile culturale dell'Espresso, ha avuto a che fare, si è cimentato con la memoria e con gli strumenti di trasmissione della memoria più volte nella sua vita, in particolar modo con due libri importanti di cui oggi forse abbiamo qui degli esemplari. Si è cimentato appunto, si è chiesto almeno quale fosse lo strumento e la modalità migliore per trasmettere la propria memoria, che però è la memoria dell'Europa di oggi. Mi fai paura. Allora, vorrei dire questo. No? Io, cioè, a questo punto, la prima riflessione che mi viene in mente è che dopo aver letto quell'incipit di Primo Levi, che è definitivo, direi, dopodiché mi contraddirei subito, non c'è niente di definitivo nella memoria, per fortuna, e se si mette qualcosa, se si dice che c'è qualcosa di definitivo nella memoria, si uccide la memoria, no? E la vita. E, però dopo questo incipit e dopo le tue riflessioni, io potrei anche dire, va bene, vado a visitare e questa cittadina che è veramente bellissima. Però vorrei dire questo, quando tu mi hai chiesto se il rapporto fra memoria e storia, ma il rapporto è evidente, lo storico lavora sulle fonti, la memoria, ecco, allora cosa è la memoria? Allora, c'è la memoria personale, c'è la memoria familiare, c'è la memoria pubblica, no? E dipende cosa ci interessa. Forse ci interessa in questo momento la memoria pubblica. Almeno mettiamoci d'accordo che le forme della memoria pubblica ci interessano. E in questo momento, poi parliamo di tutto quello che vuoi. E allora, io penso che in questo momento, noi viviamo un momento, ma lo dico da persona semplicemente che ha scritto su questo, non sono uno storico, non sono un accademico, sono uno scrittore, un giornalista pensionato. E scrittore spero non pensionato. Allora, siamo in un momento in cui io ho la netta impressione di eccesso di memoria, questo è evidente, ovunque, e di una cosa che
È come se la memoria avesse soppiantato la storia. E credo che sia una situazione estremamente pericolosa per la memoria, per il mondo, per il genere umano. Perché in nome della memoria si può dire tutto, è la materia più facilmente manipolabile, e questo è evidente, no? Cioè, tutti hanno la memoria della Shoah, no? Siamo partiti da Primo Levi, è stata dal giorno in cui hanno liberato i campi di concentramento, perché i campi di sterminio non sono stati liberati, sono stati distrutti dai tedeschi, quello che è stato liberato erano campi di concentramento e per lo più sono stati liberati, i prigionieri di questi campi sono stati liberati per lo più dagli americani, no? E dagli inglesi. Allora, dal giorno dopo praticamente della liberazione, quella memoria è evidente che è stata usata, manipolata, elaborata, no? Perché, ma non nel senso cattivo della parola, no? Dal modo in cui venivano raccolte le testimonianze dei sopravvissuti, no? Allora, gli americani e gli inglesi le raccoglievano in un certo modo, i sovietici, non i russi, erano sovietici, in un altro modo. E come si faceva in Unione Sovietica? E gli americani già con telecamere, con tutte le con tutta l'attrezzatura cinematografica, con registi, grandi registi, i sovietici in una maniera un po' più primitiva, e soprattutto cercavano di portare via gli archivi in Unione Sovietica, mentre gli americani cercavano di renderli più o meno pubblici, più o meno, anche lì. Non del tutto, mentre lì molto più modestamente la prima mostra, alcuni campi di concentramento sono diventati campi di prigionia, altri campi di raccolta delle displaced persons, cioè degli ebrei che non volevano più tornare in Polonia sostanzialmente. E ad Auschwitz la prima mostra su Auschwitz è stata allestita, credo, nel 1947, da un pittore, per dirti cos'è la memoria, da un pittore, un artista pittore ebreo, si chiamava Hechtkop. E so di questa storia per un semplice motivo, perché la persona che organizzava dal punto di vista politico, per non dire della correttezza politica di allora, di questa roba, era mio padre. E ho a casa un quadro di questo pittore con la dedica in Yiddish in ricordo di questa cosa. Ho chiesto al direttore del museo di Auschwitz, del memoriale di Auschwitz, Piotr Cewiński, se ha visto qualcosa di questa roba negli archivi, gliel'ho raccontato, anzi, e lui mi ha detto: guarda, io non ho mai sentito di questa cosa. Per cui probabilmente questa cosa non esiste neanche nella memoria, se non nella memoria familiare della mia famiglia, no? Allora, e questa è la prima cosa che mi viene in mente. E l'altra cosa, quando parliamo, e poi finisco su Primo Levi, su un'altra cosa, e finalmente si è capito che Primo Levi non era un testimone, era un grandissimo scrittore. Il testimone è una persona che va in tribunale e racconta quello che ha visto, sarà poi il giudice a trarne le conseguenze, a mettere insieme la storia, il giudice, la pubblica accusa, l'avvocato. Non è il testimone. Il testimone è come si chiamava lui? Dai, quello che a Waterloo, non, che a Waterloo, no? Stendhal, il protagonista di Stendhal, no? Che a Waterloo vede le cose ma non capisce che a Waterloo e che qui Napoleone sta perdendo la Fabrizio del Dongo, sta perdendo tutto, no? Il mondo. Primo Levi era un grandissimo scrittore, come si evince anche da questo, e lo dico perché la memoria è prima di tutto immaginazione, no? Primo Levi si immaginò Auschwitz, poi non è vero che non era vero,
Era assolutamente vero quello che scrive. Forse tutto, forse non tutto. Forse la storia del canto di Ulisse non è... No, probabilmente no, non sappiamo, mettiamolo così. C'è il forte sospetto che non fosse vera, no? Ok. Però è una pagina di grande letteratura. Però è appunto, però fa memoria. È questa la storia. E dopodiché, niente, se, questo avrei da dire che oggi ci sono alcuni luoghi dove la memoria, se la memoria della Shoah è in qualche modo centrale per il Novecento e forse per la modernità, ci sono dei luoghi dove quella memoria viene reinventata, ci sono luoghi dove non viene reinventata ma è in gravi difficoltà, sono anche luoghi geografici, possiamo parlarne dopo. E poi c'è il problema della memoria in Italia, che insomma io, allora vabbè, lo dico subito, butto subito la cosa pesante. Io, da persona che una volta era sicuro di essere di sinistra, ho molti problemi con il modo in cui la memoria antifascista viene oggi presentata in Italia, no? Come una cosa lineare, tranquilla, senza le contraddizioni. Lo dico da persona nata in Polonia, che ha vissuto in Israele, ha studiato in Germania e ha scelto di venire e vivere in Italia, perché ero affascinato, fra le altre cose, non solo della cultura italiana, ma del modo in cui ancora 40 anni fa o 45 anni fa si parlava della memoria antifascista in Italia, che era contraddittoria, casinosa, assolutamente creativa, eccetera, eccetera. E oggi vedo, osservo questa roba in cui alla destra si contrappone una storia dove non c'è nessuna contraddizione. Non c'è nessuna contraddizione e non c'è stato neanche il libro di Pavone, no? Ok, però del libro di Pavone magari non parliamo, perché è un'altra storia ancora, no? Cioè... Mi viene in mente, a questo proposito, abbiamo accennato prima al ruolo dell'oblio nella costruzione della memoria, perché nell'immaginario collettivo probabilmente noi opponiamo alla memoria l'oblio, mentre a ben vedere forse l'oblio è parte integrante, la cancellazione di una parte della memoria è essa stessa parte integrante della memoria. E a questo proposito mi viene in mente quella che è una regola aurea in realtà dell'archivistica, che è un po' il mio mestiere, che è lo scarto, l'importanza dello scarto per una corretta conservazione dei documenti, di un archivio, quindi della memoria. Occorre, operazione preliminare è un corretto scarto, perché l'accumulazione, no, l'accumulare massiccio dei documenti è una pratica errata, perché non consente poi un'analisi adeguata dei documenti stessi. Quindi prima di un versamento in un archivio di Stato si fa uno scarto. Lo stesso vale per la memoria, tra l'altro gli archivi molto hanno a che fare, l'abbiamo detto, con la memoria. E quindi l'oblio è necessario, e lo era anche, diciamo, per grandi pensatori come Paul Ricoeur, per cui appunto la memoria, la storia e l'oblio sono strettamente connesse tra di loro. Però l'oblio va bene finché non significa manipolazione, finché non significa, anzi, negazione della memoria. E questo può accadere, no? Può accadere. E mi viene in mente in realtà una riflessione di Renan, che in un discorso importante in realtà sul concetto di nazione alla fine dell'Ottocento mette sullo stesso piano l'importanza della memoria e l'importanza dell'oblio per la costruzione di una nazione. Cioè lui dice che per il consolidarsi di una nazione
È importante avere una memoria comune, ma è ancora più importante che tutti abbiano dimenticato qualcosa e quindi che si siano dimenticate, per esempio, le pagine violente della propria storia, che si sia dimenticata una guerra civile, che si sia dimenticato qualcosa. Ma è quantomeno problematico, io ritengo, questa visione. È quantomeno problematico che questa visione, io credo, e qui diciamo, apriamo forse un varco nel nostro paese, nella condizione del nostro paese, è sintomatico che questa visione, a mio avviso, sia stata fatta proprio anche da chi ci governa. Tra l'altro, ricordo che Giorgia Meloni, uno dei suoi primi, la nostra Presidente del Consiglio, in uno dei suoi primi discorsi pubblici, citò proprio questo discorso di Renan, non citò questo passaggio, ma citò la concezione della nazione come plebiscito di ogni giorno. Però è lo stesso discorso e questa cosa insomma un po' mi fa riflettere, un po' mi fa pensare, e questa forse è la visione che condivide, che fa propria la nostra, in questo momento, chi ci governa nel tentativo di costruire una nuova egemonia culturale, sebbene tu prima giustamente dicevi è anche una responsabilità dell'altra parte, no? Quella di aver cancellato o attenuato. No, allora, guarda, è molto semplice. E ti faccio un esempio banale che non riguarda la politica. E da quando ho scritto questi libri mi capitano dei professori di liceo che mi chiedono, che mi chiamano, mi scrivono e mi dicono io porto i ragazzi ad Auschwitz, cosa dobbiamo fare, no? E io gli dico, guarda, non lo so, ho solo un consiglio, due consigli. Il primo, seguite la guida e basta, e un po' di affetto ai ragazzi. La seconda, usciti da lì, la sera li porti in discoteca. E, nel senso, ed è il momento dell'oblio, ok? Perché poi, perché c'è la vita, ok? Non si sta ad Auschwitz, ok? Se si sta ad Auschwitz si finisce male, ma anche politicamente si finisce male. Se vuoi poi dopo ne parliamo. E per quanto riguarda le destre, a me è molto difficile parlare delle destre perché non mi interessa molto la loro memoria né i modi in cui usano la memoria. Loro hanno una grande difficoltà con la memoria perché le destre ovviamente hanno la memoria fascista lì, ma tutte le destre in Europa, no? Cioè anni 20, anni 30. In Italia, in Germania, i fascisti sono arrivati al potere, altrove no, in Polonia non sono arrivati al potere, ma la destra comunque, anche quella polacca, ma possiamo, qualunque paese europeo, Francia, cioè, qualunque paese europeo negli anni 20 e 30 è teatro di una forte avanzata del fascismo, no? Allora, come fare con questa memoria loro, non lo so, sono affari loro. Non mi riguarda né mi interessa più di tanto, penso che siano, nel caso specifico quello italiano, penso che siano semplicemente dei reazionari che vogliono tornare a quello che dicono, la lettera, i valori tradizionali, come se la tradizione non fosse un'invenzione, no? come se i cibi e la tradizione non fosse un'invenzione, no? Cioè, ci sono libri su libri sull'invenzione della tradizione. In questo loro seguono, non solo in questo, anche nel concetto dell'egemonia, come lo realizzano, seguono abbastanza fedelmente l'esempio polacco, no? Solo che i polacchi non sono più al potere, cioè, no? Prendi, allora, occupi la televisione, poi cerchi di intervenire sul curriculum nelle scuole, poi e soprattutto ti rivolgi, spieghi alla gente che non ce la fa più a stare al passo con il progresso, che effettivamente il progresso non ha senso e bisogna rallentare il mondo. Sto citando un sociologo teorico della destra polacca che me l'ha detto in un'intervista pubblicata su Repubblica diversi anni fa, è stato molto, molto sincero con me, ha detto, sai, il problema è di far capire alla gente che si può rallentare il mondo, perché la gente non ce la fa stare a passo con il mondo. E quindi non c'è il discorso della modernizzazione di Mussolini in tutto questo, né della modernizzazione alla polacca che era alla radice del nazionalismo polacco
antisemita alla fine dell'Ottocento, né ci sono grandi dispute come ci fu nel 1871, quando era fra Treitschke e Theodor Mommsen a Berlino, no? Di Berlino era antisemitismo, Streit. Cioè, era una roba dove tu potevi anche parlare dell'egemonia. Che non esisteva allora quello, cioè era una disputa fra due giganti delle lettere, delle filosofie, della storia tedesca. Mommsen poi non, ed era sull'antisemitismo, sul ruolo degli ebrei, Treitschke era antisemita, Mommsen che non era ebreo, era assolutamente contrario all'antisemitismo. A me interessa, ti ripeto, più quello che noi facciamo con la memoria, e che noi, e soprattutto alla luce di due conflitti che ci sono oggi nel mondo, quello in Ucraina e quello nel Medio Oriente. Allora, e sull'Ucraina e sulla Russia io sento delle cose che dico che mi fanno un po'... Allora, vabbè, la dico ora tutta, okay? Lo sai perché te l'ho detto. Allora, venendo qui mi sono ricordato di un... perché il discorso standard di una certa sinistra è: i russi hanno liberato Auschwitz, gli ucraini erano nazisti o collaboratori dei nazisti. Ok, va bene, okay, ci fermiamo qui. Non è del PD, ma si sente molto di alcuni storici, che non sono storici del Novecento, moltissimo su social media, che sono abbastanza importanti nel fare opinione, no? Allora, a parte che non erano russi, ma erano sovietici, era la 60ª armata del primo fronte ucraino. I prigionieri di Auschwitz, quelli sopravvissuti alle marce della morte, erano in Germania occidentale e venivano liberati dagli occidentali, che incide poi sulle forme della memoria che sono state date, cioè nel senso che le testimonianze erano da... ok, a parte questo, no? Quindi erano 7.000 circa persone, fra cui Primo Levi. Ma a parte questa, quindi a parte questa storia, c'è un'altra storia che precede e che è estremamente contraddittoria. Allora, una foto, o se volete due o tre foto, del 22 settembre 1939, quindi esattamente 85 anni fa, fatte a Brest-Litovsk. Brest-Litovsk è una città oggi in Bielorussia, che era al confine fra Polonia e l'Unione Sovietica e che in base al patto Ribbentrop-Molotov dell'agosto 1939 è toccata ai tedeschi, no? Cioè il patto Ribbentrop-Molotov stabiliva il patto di non aggressione fra Stalin e Hitler e stabiliva fra le altre cose la divisione della Polonia fra tedeschi e sovietici. I tedeschi sono entrati in Polonia il 1 settembre, i sovietici il 17 settembre. Il 22 settembre a Brest-Litovsk arrivano i sovietici. E Brest-Litovsk in mano ai tedeschi, ma arrivano i sovietici, tocca a loro. Quindi il comandante delle truppe sovietiche, Semyon Krivosheyn, era un generale, non c'era ancora il rango del generale, va dal generale, dal comandante delle truppe tedesche, Heinz Guderian, parlano e decidono, e Heinz Guderian dice: certo, effettivamente hai ragione, noi ci ritiriamo. Organizzano la ritirata, e dal punto di vista storico, della storiografia, non è chiaro se una vera parata di vittoria, come dicevano alcune fonti, o è semplicemente una parata. Comunque c'è la foto in cui i due, un generale sovietico, Krivosheyn, che peraltro è anche ebreo, e un generale nazista, Guderian, stanno sullo stesso podio, stanno uno accanto all'altro, sorridono, in qualche modo si piacciono. Ci sono altre foto di soldati tedeschi e sovietici
che fraternizzano sotto, sotto il ritratto di Stalin. C'è un'altra foto di una specie di archetto di trionfo poverissimo con i simboli sovietici, simboli, cioè la falce e martello in centro e su due lati due svastiche. Sono foto che sono negli archivi ormai, sono tutte online, anche Imperial War Museum. Ok, allora c'è questa foto. Questa foto non viene, c'è anche altre, non viene mai fatta vedere, o raramente, perché è una memoria terribilmente scomoda. Cioè è scomoda ai russi che sono in qualche modo, si sentono in qualche modo eredi di quella roba. Ai tedeschi, che comunque ai tedeschi non piace molto far vedere le foto dei loro generali ancora oggi. Certamente è scomoda per gli ebrei perché il generale è ebreo, eccetera, eccetera, però ti fa vedere un momento della storia in cui capisci che la storia del Novecento non è una storia lineare. A quella storia, aggiungo tre frasi che sono assolutamente quasi, a questa storia segue poi in primavera 1940 l'assassinio di 22.000 ufficiali polacchi a Katyn per mano dei sovietici, che di nuovo venivano, che allora c'è questa storia, c'è. Vogliamo aggiungere che Stalin nella sua grandiosità fa uccidere anche i due principali leader del ebraismo polacco, leader del Partito Socialista degli ebrei, il Bund, Ehrlich e Alter, che stavano per andare in Occidente e volevano, per mobilitare l'opinione pubblica ebraica a favore dell'Unione Sovietica, lui li ammazza, non si capisce bene perché, ma li ammazza, ed è un suo contributo alla fine di queste cose. Oh, e ora passo a una questione privata. Nel 1945 un ufficiale comunista inquadrato nell'esercito comunista polacco, inquadrato nell'Armata Rossa, che arriva fino a Berlino con questa roba, e lui è commissario politico e si chiama Zygmunt Bauman, è giovane, bello, intelligente, istruito, conosce una bellissima ragazza di Varsavia, una delle più belle ragazze di Varsavia, che si chiamava Janina Levenstein. E lui la conosce un anno dopo, uguale. E i due si innamorano, si sposano e vivranno insieme fino alla morte di Janina. Janina Levenstein è figlia di uno degli ufficiali, era ufficiale medico, uno degli ufficiali uccisi a Katyn. Allora, e qui avete nella storia personale, storia familiare, storia di un luogo, perché anche i luoghi hanno una memoria, l'incrocio di tutte le storie più importanti o della contraddizione che sta nel cuore del Novecento. Allora, trasformare questo in una storia per cui i buoni, i cattivi, e i russi che erano antifascisti e quelli altri che erano fascisti, e gli ucraini che erano nazisti, sì, assolutamente collaboravano sempre, la mia storia, memoria familiare e anche memoria del Donbass, di Luhansk, guarda caso, dove i miei genitori stavano da profughi comunisti ebrei tra il 39 e il 41. E i racconti sull'antisemitismo sono assolutamente pazzeschi, sconvolgenti. Ok? Ma questo non, ma noi non stiamo nel 1900, non stiamo nel 1944. E questo perché quell'operazione che io stavo, e poi mi taccio, che stavo, ma si fa una cosa non dissimile rispetto al Medio Oriente. E quella storia che io ora stavo, quell'operazione per cui i buoni russi hanno liberato Auschwitz, per cui i nazisti ucraini non possono difendere la loro, non hanno il diritto di difendere la loro patria, o noi non dobbiamo stare dalla loro patria, significa semplicemente che il passato sta divorando il futuro, perché la memoria, se vogliamo, la memoria vera parla del futuro. Primo Levi parlava del futuro, non stava raccontando le sue ferite,
Se avesse raccontato le sue ferite, avrebbe scritto un promemoria per i nipoti. Cioè, lui, no? Liliana Segre, perché parla? Perché parla per il futuro. È stata zitta per non so quanti anni. Che lei non è più, anche lei ha oltrepassato la figura del testimone, no? Lei è qualcosa di più. Perché è questo, no? Cioè, la memoria o è futuro o se no possiamo veramente occuparci di tante cose più piacevoli nella vita o andare da psicoanalisti. Cioè. E se posso anche la mancanza, anche diciamo, il crollo di un progetto di futuro che dal punto di vista della mia generazione sta avvenendo in questo momento in Italia e in gran parte dell'Europa, e questa mancanza di visione sul futuro, secondo me, che in qualche modo comporta anche questa scomparsa della dimensione del passato o della memoria storica. Però magari su questo ci torniamo. Per rimanere su quello di cui stavi parlando tu, mi viene in mente, no, che forse la cancellazione della memoria, cioè il non parlare di certe cose, anche del passato scomodo, per esempio, di alcuni episodi magari scomodi in questo momento per la storia dell'Ucraina, di certo non giova alla causa, né giova del tutto alla causa diciamo, opposta. E, tra l'altro, a proposito delle guerre, dei conflitti in corso, a me sembra che molto abbiano a che fare anche questi, purtroppo, con il ruolo della memoria. O meglio, che la memoria sia ancora in questi casi un terreno di conflitto. Possiamo dire che l'invasione dell'Ucraina sia stata preparata da Putin da un'operazione progressiva che non è cominciata di certo nel 22, di manipolazione della storia, di falsificazione della storia. Tra l'altro, una delle prime azioni in tal senso, o meglio, diciamo, l'apice, il culmine di questa progressiva manipolazione della memoria, è avvenuta prima dell'aggressione all'Ucraina, nel novembre-dicembre 2021, quando il regime di Putin ha dichiarato illegale un'organizzazione che si occupa non solo di storie di memoria, ma in realtà anche di diritti umani, che è l'organizzazione Memorial, che è stata fondata nell'89, se non sbaglio, da Sakharov, premio Nobel per la pace, e essa stessa, la stessa organizzazione poi è stata insignita del premio Nobel per la pace, e nasce come un archivio, un centro di documentazione di memorie, di documenti sull'orrore dei gulag, quindi sostanzialmente un archivio della repressione sovietica. Putin la dichiara illegale, accusa questa organizzazione di agire come agente straniero e accusa l'organizzazione di inventare, di manipolare la storia, cioè di manipolare l'immagine dell'Unione Sovietica. Quindi, diciamo, il regime di Putin accusa un'organizzazione che invece si fonda proprio sulla verità, sulla verità storica, di manipolare la realtà, di manipolare la memoria. Dall'altra parte, ne parlavamo anche prima, dalla parte ucraina, mi sembra significativo che tra le varie priorità che l'Ucraina e gli stati e l'Europa sostanzialmente ha individuato nella lista di priorità azioni importanti per la ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra, sapete che sono già in corso delle conferenze per la ricostruzione dell'Ucraina. Tra le priorità da affrontare, naturalmente ci saranno le questioni, no, la ricostruzione delle infrastrutture, ma ci sarà anche la tutela e la conservazione degli archivi. Quindi già si vede come sia importante in tal senso, per la ricostruzione di una corretta memoria, preservare gli archivi. Attenzione, archivi che legittimano
la statualità dell'Ucraina, quindi che conservano quella memoria, no? Che legittimano l'esistenza dell'Ucraina come Stato, ma anche gli archivi che contengono i documenti di quella memoria magari un po' più storica, ma che la cui scarsa conoscenza probabilmente, anzi quasi sicuramente, consente poi a Putin, al regime putiniano, di poter utilizzarla per i suoi scopi. Ma sai, io sono convintissimo che nelle manipolazioni, nelle ricostruzioni della memoria, la verità o non verità non ha nessuna importanza, no? Cioè Putin sta semplicemente ricostruendo o costruendo una memoria imperiale. Quindi tutti gli elementi della memoria imperiale gli vanno bene, quelli zaristi, quelli stalinisti, eccetera, eccetera. Ha qualche problema con Lenin su questo, no? Perché Lenin è difficilmente annoverabile come, non è che abbia grandi simpatie per i bolscevichi, ma non è per il bolscevismo, eccetera, eccetera. Però è da uomo di sinistra, lo dico. È difficilmente, no? Infatti quando fa questo discorso per cui l'Ucraina non deve esistere, dice è un'invenzione di Lenin. Però io vorrei dire due cose su questo. Uno la dico subito e l'altra, no, anche l'altra. Quell'idea di fregarsene per cui non importa la verità fattuale quando costruisci una memoria, la trovi anche, per esempio, in Netanyahu, no? Allora, ora non sto parlando di Gaza, sto parlando di una cosa molto semplice. Lui qualche anno fa, non mi ricordo quanti anni fa, a un certo punto se ne è uscito con la storia per cui il mufti di Gerusalemme, Haj Amin al-Husseini, durante la Seconda Guerra Mondiale, avrebbe suggerito a Hitler la soluzione finale. Ora, Haj Amin al-Husseini ovviamente era filonazista, eccetera, eccetera, e amava molto Hitler. Dire che è lui che abbia suggerito a Hitler, però non ha nessuna importanza nella costruzione della memoria, per cui siccome la cosa è vera, gli arabi in genere nel Medio Oriente simpatizzavano per le potenze dell'asse perché erano contro la Gran Bretagna, che era la potenza coloniale del momento, quindi potremmo dire che gli arabi, insomma, che era per costruire anche lui parallelamente a Putin un'idea di arabo nazista, no? Come ucraino nazista. Cose che hanno elementi fattuali, però vorrei, visto che parliamo del Medio Oriente, poi vorrei anche dire che ho detto prima che esiste anche la memoria dei luoghi quando noi guardiamo il mondo, no? Allora, se noi guardiamo di nuovo due luoghi di guerre, delle guerre principali oggi, no? Sono due luoghi che fanno parte di spazi postimperiali. L'Ucraina di spazio postimperiale russo e austro-ungarico, no? In parte questo, in parte quell'altro, che non sono stati risolti perché non potevano essere risolti, perché erano luoghi dove nella stessa città si parlava sette lingue, e quando dico sette, erano sette. Allora l'idea che Donbass è russo, sono russi e ucraini, no, Donbass è una invenzione sovietica. Vi posso fare dopo una conferenza sulla storia di Donbass, anzi degli inglesi che arrivano lì perché ci sono le miniere, eccetera, eccetera. E poi è un luogo sovietico, e tale è. E poi c'è lo spazio, è il Medio Oriente. Di nuovo, noi parliamo sempre del conflitto israelo-palestinese, però guardate che il Medio Oriente è uno spazio post-imperiale, post-ottomano, che era composto da tantissime, quello che dopo è stato chiamato minoranze nazionali e che fino alla sfascio degli imperi durante la Prima Guerra Mondiale non si chiamava, non esistevano le minoranze nazionali, esistevano delle popolazioni. Estremamente frammentato, ad Aleppo, una città siriana, si parlavano sempre non so quante lingue, ed era un luogo abitato da armeni, ebrei, sunniti, sciiti, alawiti, cristiani e non so che cosa.
Il padre della Turchia nazionalista, Atatürk, è nato a Salonico, città greca, spazio imperiale ottomano, una delle principali città ebraiche, e dove anche si parlavano 6 o 7 lingue al mercato. Allora, noi di questa cosa è come se non fosse esistita, non sappiamo niente. Aggiungo, torno all'Ucraina, poi mi taccio di nuovo, l'Ucraina in più ha anche un elemento dello spazio post-imperiale, post-ottomano o turco. Quando si parla talvolta della Polonia, sempre per stereotipi, antemurale della cristianità, e poi se dici antemurale rispetto a chi, e si comincia a dire, beh, i russi perché erano ortodossi, i tedeschi perché erano luterani, i polacchi, mentre i polacchi erano cattolici, no, era antemurale della cristianità rispetto alla frontiera turca, che è decisiva per la storia della Polonia e dell'Ucraina. Quella memoria lì, che è la memoria del 600, su cui peraltro la destra polacca ha fatto interi discorsi che passano, che non erano diretti, erano filtrati dalla letteratura, eccetera, eccetera. Però in particolare il fratello, quello che è morto dei Kaczynski, che diceva di assomigliare a uno degli eroi della letteratura polacca che muore nel 600, è ovviamente un personaggio letterario inventato, e che muore nel 600 combattendo contro i turchi in un luogo che oggi è in Ucraina, e si fa saltare per aria in una fortezza perché a Varsavia stanno vendendo la Polonia. Cioè, allora, noi stiamo parlando, di nuovo, stiamo parlando di una memoria che viene ripresa, rielaborata dalle destre, soprattutto dalle destre, dalla sinistra nella maniera cialtronesca che vi ho raccontato prima, nel dimenticare lo stalinismo, o far finta che non ci sia stato, o non dire che Matteotti non amava i comunisti. Ma della destra in una maniera abbastanza seria, depurandola dalle schifezze, no? Dall'antisemitismo, no? Nessuna persona, neanche in Polonia, la destra oggi è antisemita, no? Figurati qui, dall'antisemitismo, dal nazismo, dalle camicie, però quella roba lì resta, e anche la destra israeliana la usa, no? Anche la destra israeliana, se vuoi parliamo poi di che cosa è Gerusalemme nella memoria, no? Posso dirlo subito, lo dico, e poi veramente mi taccio. Allora, quando parliamo del Medio Oriente, sempre, no? Allora, c'è questa storia di Gerusalemme e la memoria ebraica, no? Il problema del colonialismo, non colonialismo, ma Gerusalemme è sempre esistita nell'immaginario ebraico. Cosa assolutamente vera? Cioè, il calendario ebraico e calendario di Gerusalemme. Il calendario è il palinsesto della memoria, quindi c'è. Allora, il problema non è se c'è o non c'è, il problema è molto semplice. Che cosa fai con questa memoria? Che cosa fai? Come la interpreti? Se dici l'anno prossimo a Gerusalemme, che cosa intendi? Intendi l'anno prossimo il Messia, la redenzione, o intendi porto le valigie? E se porto le valigie, cosa faccio? E che rapporto ho con chi sta lì? E sono queste le cose su cui forse conviene riflettere quando parliamo della memoria. Perché anche lì è tutto molto poco chiaro. E cito l'ultimissima cosa, un seminario che ho visto online di uno bravissimo storico israeliano, Dmitry Shumsky. Lui è di Kiev e lui rilegge i classici del sionismo in russo, perché loro molto spesso scrivevano in russo, in particolare Vladimir Jabotinsky, considerato il padre della destra sionista, no? E discutono, lui lo rilegge, sta facendo un'opera di risignificazione, lui è molto di sinistra,
Chomsky. E c'è una discussione molto interessante. Alla fine di questa discussione si alza uno storico palestinese israeliano, perché esistono anche palestinesi israeliani, Adel Mana, e dice: questa storia che voi raccontate, questa discussione, molto interessante dal punto di vista intellettuale, ma io so una cosa sola, che qui sono arrivate persone dall'Europa e nel 48 hanno confiscato la terra di mio padre. E tu hai due punti di vista e due memorie. E allora o noi facciamo i conti con il fatto che queste due memorie devono convivere, non possono essere condivise, certo. No, ma devono convivere, o se non possono convivere ci si ammazza, no? Ma possono convivere se noi pensiamo come convivranno domani gli israeliani e i palestinesi. No? Altrimenti, se parliamo della storia, di chi è stato prima lì, no, o chi ha affrontato Kiev, non arriviamo da nessuna parte. No? Credo che la memoria condivisa sia un disegno utopistico e spesso è appunto un'operazione politica, un'aspirazione politica, quella più che politica istituzionale. Certo, dopo apriamo anche... E quindi mi veniva in mente a questo proposito, no? A proposito di condivisione delle memorie, che a mio avviso in un sistema democratico io ritengo sia anche salutare che ci siano memorie conflittuali finché appunto riescano a dialogare tra di loro. Ma mi veniva in mente, non so se hai avuto modo di leggerla, di approfondirla, che nel 2019 è stata approvata una risoluzione dal Parlamento europeo sull'importanza della memoria per il futuro dell'Europa. E, tra l'altro, se non sbaglio, non si usa il termine memoria, nella risoluzione si usa remembrance, che in italiano comunque assume un'altra accezione. Sostanzialmente in questa risoluzione ha scatenato un ampio dibattito tra gli storici, tra chi riflette di questi temi, perché sostanzialmente questa risoluzione tende a equiparare i crimini nazisti ai crimini sovietici, li mette bene sullo stesso piano, in maniera chiara, in maniera netta. Leggevo appunto il dibattito italiano, almeno di una certa parte degli storici in Italia, sul tema è critica. Questo ha suscitato parecchi dubbi, parecchie polemiche, perché diventa problematico in paesi come l'Italia, in paesi come la Francia anche, no? Mettere sullo stesso piano le due parti per le storie che poi per la storia del Novecento che poi si è sviluppata in questi paesi. E in Italia io credo che questa politica della memoria della destra si agganci molto poi in realtà a questa costruzione approvata a livello europeo. E fa specie che per legittimare tutta la pratica del ricordo, ad esempio un episodio importante come le foibe, per trovare legittimazione di certe pratiche della memoria, la destra italiana si agganci proprio a quel discorso, cioè la destra ultranazionalista che sottolinea e... in qualche modo mitizza questo episodio intriso di nazionalismo, in questo caso si aggancia invece a una risoluzione del Parlamento europeo, cioè che dovrebbe essere in realtà il luogo di soluzione di quella mentalità ipernazionalistica.
Ecco, la memoria in Italia adesso si gioca così su questo campo. Si... Sì, no, scusati. No, no, prego, mi viene in mente a questo punto no, di chiederti se ha fallito, se sta fallendo questa politica memoriale, o perlomeno la politica memoriale fatta dall'alto. Diciamo così, che la destra in Polonia quando arrivò al potere disse alcune cose molto semplici, quelle di cui ho detto prima, ma poi ha detto... cito alla lettera, non è un paese per i vegetariani e ciclisti, e io e i miei amici ridevamo, ero lì per caso in Polonia quando dichiararono questa cosa e per caso ero alla riunione di redazione di Gazeta Wyborcza perché stavo scrivendo un articolo su di loro e ridevamo a crepapelle, no? Invece erano serissimi, perché è esattamente quello che dice Salvini, più o meno è quello che dice Salvini quando si fa fotografare con i cibi tradizionali e quando dice no a 30 km all'ora e l'altra è la politica la politica storica, lo chiamano la politica storica, no? Cioè la riabilitazione della destra nazionalista togliendo tutta la storia dell'antisemitismo dalla storia della destra e della destra polacca, dove la componente antisemita è fondamentale per la destra polacca come nasce alla fine dell'Ottocento. Ha due caratteristiche fondamentali. L'una è l'antisemitismo e l'altra è stare con la Russia. E il terzo è l'antiucrainismo, ok? Che è ancora a causa dei conflitti con gli ucraini. Cioè, gli anni 40, cioè, allora, Bandera, lo spettro, quando... gli ucraini nazisti, allora si tirava fuori in Italia subito, c'era Stepan Bandera, collaborazionista dei nazisti, eccetera, eccetera. Beh, Stepan Bandera era un nazionalista ucraino, cittadino polacco, che organizzava gli attentati, era un terrorista, in Polonia, condannato a morte, poi la condanna è stata eseguita perché erano gli anni in cui le condanne a morte non si eseguivano più, eccetera, eccetera, poi certo diventò anche filonazista, tutto quello che vuoi. Però la storia dei rapporti con l'Ucraina è questa. Allora, c'è ovviamente la storia, c'è ovviamente la politica storica. Poi se me lo chiedi, io penso che i parlamenti non devono occuparsi della memoria, della codificazione della memoria, è esattamente il contrario, anche perché le memorie, come dici tu, non corrispondono. Quello che io chiedo sempre ai miei amici polacchi, dopo che ho fatto qui non so quanti discorsi contro i comunisti, allora io ai miei amici polacchi chiedo sempre, ragazzi, però quando parlate dell'Italia ricordatevi che in Italia i comunisti hanno lottato per la democrazia e non hanno mai parlato della dittatura, ok? Allora, se hanno parlato era talmente irrilevante che non potete, cioè non è che potete raccontare, no? Cioè, tenetelo presente quando parlate dell'Ucraina. Però io posso altrettanto legittimamente chiedere agli italiani di capire che in Lituania la storia è andata diversamente. È andata diversamente. E che ci sono state deportate, che praticamente tutta l'intelligenza lituana è stata deportata nel 1941 in Siberia. Allora, forse, di nuovo, la storia non è univoca. La storia non è univoca, perché se io torno a parlare, se la cosa decisiva è lo schieramento, lo dico, guardate, è molto difficile dire quello che sto dicendo io da ebreo polacco che ha avuto una storia familiare come la mia. È molto difficile, però altrimenti stiamo parlando, non ha senso occuparsi se non lo fai onestamente. Allora, perché se lo schieramento decisivo è quello del 41 al 45, perché fino al 41 né gli americani né i sovietici partecipano alla Seconda Guerra Mondiale, ok? Né gli uni né gli altri. E allora, dal 41 entrano questi, entrano quelli, no? Tutte e due. Allora, se questo è decisivo, beh, allora ha ragione Netanyahu, quello che ho detto quando l'ho citato prima. Distorce un po' la verità, ma insomma, i sionisti della Palestina stavano dalla parte degli alleati. La brigata ebraica era qui. Allora,
non dobbiamo discutere né dell'Ucraina, la diamo ai russi, né della Cisgiordania e Gaza, la diamo a Israele, fine. No? Allora, non ha senso se non capiamo che le storie e le memorie possono essere diverse, possono da un luogo all'altro, e che i luoghi post-imperiali e l'Europa e il Medio Oriente sono luoghi post-imperiali in larga parte e sono quelli i luoghi dei conflitti, anche il conflitto nei Balcani, no? Che ci ha fatto capire che le guerre non erano solo passato, purtroppo, in Europa. E si è parlato dell'odio ancestrale, di tutta una serie di luoghi comuni, no? E che non entrano mai nella realtà storica e di come la storia poi influisce sulla memoria, ma anche la memoria cambia a seconda della storia, ma anche dell'età e anche le persone. No? Certo. Tra l'altro, ora mi taccio anch'io perché poi vorrei dare spazio al pubblico, che ho visto che qualcuno voleva intervenire, e forse anche qualcun altro. E direi che a questo proposito bisognerebbe, in realtà lo scopo della nostra riflessione di oggi magari era anche interrogarci su quali sono oggi le modalità anche di trasmissione, no? L'arte della memoria, cioè vuol dire metterla in pratica, praticarla quotidianamente, quindi anche capire come è cambiata oggi questa modalità di trasmissione della memoria e come l'affronteremo nel futuro per evitare che, come spesso si dice, no? Le nuove generazioni siano completamente avulse dalla dimensione storica, dal ripiegamento sul passato. E ripeto, l'ho detto prima, credo che molto dipenda dalla mancanza di un progetto per il futuro, cioè ripiegarsi, anche l'eccessivo ripiegamento della memoria su se stessa in questo senso è negativo, è controproducente, perché produce l'effetto opposto a quello sperato da Primo Levi, anche, no, nella riflessione che abbiamo letto prima nell'introduzione ai sommersi salvati. Oggi, diciamo, il problema forse non è la mancanza di memoria, ma è forse la sovrabbondanza di informazioni di cui siamo costantemente bombardati. Sì, no, Abraham Yehoshua, no, un grande scrittore israeliano, parlava dell'eccesso di memoria, no? Diceva qui bisogna rinunciare a pezzi di memoria e pezzi di mitologia, ambedue le parti, no? Altrimenti, sempre a proposito di Gerusalemme. Niente, ti rispondo da giornalista questa volta, cioè nel senso le cose che vedo. E vedo, penso che in questo momento la memoria è più che altro, data l'irrilevanza della politica e l'uso che i politici di destra fanno della memoria, penso che il futuro della memoria sta nelle arti, in letteratura, nelle arti visive, nelle cose, anche perché abbiamo detto la memoria è immaginazione, no? Nello specifico io vedo, per esempio, parlo da giornalista, magari un giorno anche farò una cosa su questo, per esempio sulla questione della Shoah, no? La memoria della Shoah in Polonia, no? E oggi viene completamente rinnovata e reinventata alla lettera da artiste, donne, quarantenni, che fanno cose assolutamente immaginifiche, bellissime e meravigliose. E su varie cose, una si chiama Susanna Herzberg, che riscopre le figure di donne partigiane, eccetera, eccetera, e fa delle installazioni su di loro. Un'altra, Natalia Romik, sono persone che hanno avuto premi milionari, eccetera, eccetera, non sto parlando di dilettanti. E Natalia Romik, che ha fatto una ricerca su rifugi degli ebrei durante la guerra e sull'architettura di questi rifugi e le mette insieme con delle cose artistiche, per cui arriva all'essenza di che cosa è il rifugio, di che cosa è l'asilo,
e parla praticamente di oggi e di domani, attraverso l'arte, attraverso la sublimazione dell'arte artistica, no? È questo, no? Penso che per me è questa la cosa. In fondo, io se ho capito qualcosa da Auschwitz, su Auschwitz, l'ho capito da Primo Levi scrittore. Ma se noi pensiamo a San Pietroburgo, pensiamo a Gogol, a Dostoevsky, no? Non ad altre cose. Parigi è la Parigi di Balzac, no? È questo, no? E mi viene in mente che anche un grande filosofo come Walter Benjamin, in realtà per parlare in una delle sue riflessioni sulla memoria, per spiegarsi meglio, si è appigliato, come io mi sono appunto prima ho fatto uso di letteratura, lui ha utilizzato per spiegarsi meglio un'opera di Paul Klee, che è l'Angelus Novus, che mi piace molto come immagine perché diciamo, è esemplificativa poi di tutto quello che sostanzialmente abbiamo detto adesso, che rappresenta questa figura di questo angelo con le ali spiegate in avanti verso il futuro, ma con lo sguardo rivolto alle sue spalle, che è un po' la rappresentazione, no, del giovane che cerca il suo posto nel mondo, cerca una prospettiva di futuro, ma ha bisogno necessariamente, no, di capire da dove proviene. Però, non per contraddirti, no. La mia metafora del passato che rischia di divorare il futuro è una rielaborazione negativa della metafora che crea Walter Benjamin su Paul Klee, no? Cioè, l'angelo guarda il passato anche perché ha paura che il passato divori il futuro, infatti lui non guarda il futuro. No? Vabbè, ma su questo possiamo aprire ora, ci possiamo divertire per tre ore. Vorrei davvero lasciare lo spazio agli interventi che ci sono. Okay. Le do il microfono. È un'istanza che sentono in molti in realtà, questa, no, del richiamo all'oblio, e dicevamo appunto, no, anche facevo questo parallelismo anche con quello che avviene negli archivi. Per conservare correttamente una memoria occorre scartare qualcosa, occorre cancellare qualcosa. Tra l'altro Todorov, se non sbaglio, in qualche modo ne abbiamo parlato prima, sottolineava anche il pericolo dell'abuso della memoria, parla di abuso, ossessione commemorativa, se non sbaglio, dell'eccesso, che comporta poi quella cristallizzazione di cui parlava Primo Levi, no? Abusare troppo, anche lui lo dice, no? Ha detto tutto, ricordare eccessivamente, il culto della memoria per la memoria comporta la sacralizzazione e la cristallizzazione, e questo vuol dire non parlare più, cioè non riflettere più, non fare critica storica, non fare più memoria. Quindi dicevamo, l'oblio è parte integrante della memoria, ma proprio perché è necessario, finché però non scaturisce nella manipolazione, nella negazione, che credo che sia ancora più importante. Prego. Cito una frase di un mio libro: non c'è memoria senza oblio, punto. Prego, prego.
Il perdono richiede, diciamo, prima di arrivare alla dimensione etica del perdono, credo che ancora prima venga in realtà il riconoscimento di certe cose, che è preliminare a tutto in realtà, alla conoscenza, al perdono e all'oblio. E il riconoscimento è anche la cosa un po' più problematica da parte di tutti, riconoscere certe cose. E poi il motivo per cui in Italia, io Blodek parlo dell'Italia perché appunto è la nazione in cui vivo, ma tu ci dai anche una prospettiva diversa di questi temi. In Italia non c'è un riconoscimento su tutti gli episodi, io penso, no, beh, non c'è riconoscimento di alcune colpe, non c'è riconoscimento di alcuni responsabili di alcune stragi, per esempio, e senza quello il perdono è pura utopia, però. Ma io sono per la soluzione sudafricana, cioè la commissione sulla verità, no? In cui si dicono le cose. Il perdono è una cosa difficile e individuale, intima, e sta all'onnipotente perdonare. È lui che può perdonare, ammesso che si creda. Credo che ci si può riconciliare. C'è la conciliazione che determina un certo oblio, no? Cioè, è questo, no? Cioè, non, che cerca di, a livello individuale, che il massimo che si possa avere è non serbare rancore, no? E guardate che la destra non fa grandi discorsi culturali, ma fa grandi discorsi sul rancore, no? È quella, il fondamento della destra è rancore, no? E il perdono è un concetto molto cristiano, no? Non è un concetto molto ebraico, direi. Non perché gli ebrei, ora no, nel senso non è che gli ebrei sono. Non sto parlando della vendetta, che è un'interpretazione assolutamente antisemita dell'ebraismo, quando si dice che il dio della vendetta è assolutamente un'accezione antisemita. No, nel senso che il perdono spetta a lui o lei, non so, a quello che è sopra di noi, se ci si crede che esiste quello o quella che è sopra di noi. E noi possiamo al massimo riconciliarci o dimenticare, obliare una cosa, no? E possiamo chiedere perdono, questo sì, però nell'ultima si può perdonare, ma l'ultima istanza è sua. E quindi direi che anche con quest'ultimo intervento io credo che la conclusione sia che la memoria spesso non basta, non è sufficiente. Anche a non è sufficiente per scongiurare il ritorno di certe cose, per abbiamo visto, noi la storia non ci ha insegnato molto, nel senso che poi è evidente a tutti, per quello che sta succedendo, che le lezioni non sono state imparate. Però credo lo dicesse proprio Todorov, che è stato citato prima, occorre trarre dalla storia e dagli episodi delle lezioni che non sono letterali ma generali, quindi bisognerebbe calare la memoria nel nostro presente. Questa era una riflessione che faceva Vittorio Foa, per cui in realtà la memoria non è riproporre le vecchie domande, sempre le stesse domande, ma è proprio postulare domande nuove, fare domande nuove e calarle in mezzo a noi, al mondo in cui viviamo, e soprattutto pensare a chi siamo noi oggi formulando queste domande. E a questo punto io chiuderei con le parole di chi invece ci ha aiutato a cominciare, che è anche Primo Levi, che ha scritto sempre nei Sommersi e Salvati che se esiste una necessità politica della memoria, essa sta nello studio pacato degli aspetti dell'essere umano. E questa lezione generale occorre farla nostra. Io ringrazio Blodek Goldkorn, che non so se vuoi ancora
Io ringrazio te prima di tutto, ringrazio gli organizzatori e ringrazio il pubblico che ha sopportato con pazienza tutte le nostre esternazioni. Grazie. Grazie tante.